tornati all'appuntamento con Voto in Comune, l'approfondimento politico in onda su MTV Canale 89 e Radio Nuova Macerata. Ospiti di questa puntata abbiamo con noi il consigliere regionale, presidente della Commissione Sanità e esponente di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi. Benvenuta. Buonasera, grazie. E Francesco Minucci, esponente del Partito Democratico, poi ci racconterà che cosa sta facendo in questo momento. Benvenuto. Buonasera, grazie a voi. consigliere regionale per 5 anni e una settimana, poi Esatto. ricorderemo che cosa è accaduto nel 2020. Iniziamo ecco da questo appuntamento con l'amministrativo del 2022, 17 comuni che voteranno in tutta la regione e ci concentriamo su quelli del nostro territorio, iniziando un po' dalla sfida di Civitanova Marche. Però la prima domanda è più sulle aspettative per i rispettivi partiti che attualmente a livello nazionale sono intorno al 20%. Inizio da Leonardi con Fratelli d'Italia. Quali sono le aspettative con 982 comuni al voto in tutta Italia? Sicuramente quelli di una crescita che sia in linea anche con quello che è l'andamento nazionale. Sicuramente le elezioni amministrative subiscono ovviamente un effetto che è molto legato alla singola persona, però siamo convinti che il lavoro fatto nei territori e anche la coerenza che è stata dimostrata dal nostro partito a livello nazionale e anche locale possano dare una svolta e un input importante anche ai nostri territori. Quindi ci aspettiamo sicuramente dei risultati importanti. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando dove eravamo in amministrazione per far crescere e dare un cambio di passo incisivo su quei territori rispetto a quelli che sono le nostre visioni, i nostri valori. Sui territori dove ci approntiamo a sfide nuove, ovviamente portare quel bagaglio che il nostro partito, insomma, ha consolidato anche nel corso degli ultimi periodi. Questo momento del Partito Democratico a livello nazionale, che cosa fa sperare per le amministrative? Ma sicuramente è un momento buono, i dati per quello che valgono, diciamo, i sondaggi elettorali danno il Partito Democratico in crescita, la segreteria di Letta ha portato entusiasmo, ha portato una serietà amministrativa che la stiamo dimostrando anche in questa fase di governo critico e quindi ci auguriamo che anche sui territori possa rinvigorirsi, diciamo, questo rilancio del Partito Democratico. È chiaro che rispetto alla situazione, diciamo, degli ultimi anni, noi veniamo da una sconfitta alle ultime regionali, il Partito Democratico è in ripresa e quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di confermare le amministrazioni uscenti nei comuni dove già governavamo e possibilmente recuperare qualche amministrazione, diciamo, di peso e ovviamente tra queste Civitanova, probabilmente insieme a Jesi nella Regione Marche, è quella un po' più di sostanza, diciamo, e quindi il nostro impegno in questo momento è quello di recuperare l'elettorato del PD e di dare forza ai candidati e alle candidate che stiamo sostenendo. Obiettivi, diciamo, del partito nelle fasi amministrative è sempre difficile perché poi si creano una serie di liste civiche sia a destra che a sinistra che in qualche modo drenano dei voti anche dei grandi partiti, quindi chiaramente il Partito Democratico rispetto alle percentuali nazionali qualche cosa cederà, ma sappiamo bene che l'obiettivo principale è quello di eleggere i sindaci che sosteniamo e quindi su questo sarà il nostro impegno maggiore, diciamo. Concentriamoci dunque su Civitanova Marche, quindi riparto da Micucci. Micucci Sì. sarà in lista nel Partito Democratico? Sì, perché io credo che quando uno ha ricevuto dalla politica è giusto che poi si metta a disposizione. Io l'ho sempre fatto sia nei momenti belli che nei momenti, diciamo, meno belli e in questa fase credo che sia importante che il Partito Democratico, essendo il partito, diciamo, più grande della coalizione di centrosinistra, dia un contributo forte alla candidata Mirella Paglialunga e quindi in questo ci è stato chiesto un impegno e quindi io non mi sottraggo a questo e anzi con entusiasmo devo dire mi accingo a questa nuova esperienza che in realtà nuova non è, ma ogni fase della vita ci pone davanti dei nuovi modi di affrontare questa esperienza e quindi con molto piacere mi accingo a questa nuova campagna elettorale. Ricordiamo, ecco, dicevo in apertura, 5 anni e una Sì. settimana, questa vicenda regionale del Sì. 2020, dove per 20 voti all'inizio c'era questo vantaggio di Micucci su Carancini, per il maceratese, poi invece con il riconteggio Sono si è invertita la cose. situazione, vi siete chiariti, ormai cioè, c'è In stato realtà non merito, però era, per il momento, insomma. appunto, non è stato mai un problema tra me e Romano, nel senso che è un problema di voti, è stato chiaramente la situazione particolare e non posso negare anche che ci sia Di stato competizione per il dispiacere momento, in quel esatto, nel senso momento, lì. però sono cose della vita e cose della politica e quindi fa
fortunatamente ci sono altri interessi e altre passioni, e quindi è una cosa che si è chiusa pochi giorni dopo. Non Anche ho. perché parliamo dello stesso partito, al di là Ma poi, ecco, di conflitti interni che il Partito assolutamente, Democratico vanta diciamo che sempre non come. sempre questo vale, perché poi le vicende anche all'interno dello stesso partito portano a Esatto. scissione e divisioni. Io non ho avuto intenzione né di fare ricorsi né di fare nulla, mi sono messo, ripeto, subito a disposizione. Chiaramente da un punto di vista umano è chiaro che non ci sia stata una punta di amarezza nei giorni immediatamente successivi, ma fortunatamente la Quindi cosa con è 2 anni quasi di passata. riposo parte ancora più Sì, lanciato per questa corsa elettorale. riposo per modo di dire, perché comunque chi ha questa malattia della politica, e io purtroppo ce l'ho da generazioni, non è una malattia, si dice a Civitanova allo stadio. È una malattia che non va più via, e questo vale anche per la politica. Quindi, diciamo, in realtà non mi sono mai distaccato, ho continuato a seguire con un occhio, diciamo, attento le vicende regionali, le vicende locali, ma ovviamente con un altro ruolo, questo è certo. Vado da Elena Leonardi, dunque a Civitanova, Ciarapica termina il suo primo mandato, quindi in tanti, ancora da capire, 7 o 8 candidati quanti ne saranno, che sfida è per il centrodestra con Ciarapica? Sicuramente la sfida della riconferma è quella diciamo del sindaco da battere. Quando sei il sindaco uscente, ovvio che tutti in qualche modo cercano di contenderti quello che è stato il tuo ruolo. Noi usciamo, secondo me, per certi aspetti rafforzati, parlo in particolar modo del nostro partito che sta lavorando per avere ovviamente un ruolo ancora più importante all'interno della coalizione. È una sfida che ovviamente vede non solo le competenze e le progettualità che sono state messe in campo nel quinquennio passato, ma ovviamente che mette in campo anche progettualità, risorse e attenzioni nuove. Posso dire che per quanto ci riguarda il ruolo di Fratelli d'Italia vuole essere quello, ecco, di un partito trainante all'interno della coalizione, forte non solo dell'esperienza fatta, del fatto che anche nel corso di questi 5 anni diversi consiglieri si sono avvicinati alle nostre posizioni, abbiamo saputo collaborare e coordinarci anche con diverse realtà civiche che poi facevano parte di quella componente del primo mandato di Ciarapica. È ovvio che ogni sfida, diciamo, si lotta fino all'ultimo giorno ed è diversa dalle altre, anche nei candidati che sono appunto al secondo mandato. Civitanova è una città particolare e molto importante perché oggi è la città più grande della provincia di Macerata, sebbene ovviamente il capoluogo resti appunto Macerata, però è una città complessa che ha molte problematiche. Su queste io posso dire che stiamo anche lavorando in maniera sinergica con l'amministrazione e con la Regione Marche, quindi avere la capacità anche di dialogare fra enti diversi a settori diversi, credo che sia in questo momento particolare che ha visto tutta purtroppo la nostra regione, ma la nostra nazione, no? Dover affrontare sfide importanti, criticità importanti, credo che sia anche un valore aggiunto di quello che si può mettere, diciamo, in campo per la propria comunità, ed è quello che stanno facendo i nostri candidati e le nostre candidate, che saranno ovviamente al fianco di una coalizione che vede comunque schierato compatto tutto il centrodestra. Anche questo è uno di quei valori aggiunti per i quali abbiamo voluto lavorare, ripetendo un po' quello che è anche lo schema regionale, che vede comunque un centrodestra unito. Si è fatto il nome, sembra ancora da confermare la vice sindaco dopo insomma, la spaccatura che c'era stata con Ciarapica e la Gabellieri volersi candidare e correre come sindaco, pensare a un possibile rientro, accordo oppure no? Ma io credo che ci sia molto fermento e con molte persone si possa aprire un dialogo per cercare di vedere se quelle posizioni che si sono create, a volte sono anche conflittualità personali, perché abbiamo tutti le nostre personalità, possano essere messe da parte sul lato appunto personale e ricondotte a quella che invece è la dialettica politica. Io penso che il fermento e la voglia di mettersi in gioco per la propria comunità siano comunque valori positivi, perché chi vuole mettersi in gioco per dare un valore aggiunto alla propria cittadinanza sia qualcosa comunque da premiare. Io non credo che le porte e i giochi siano chiusi, come lo stanno dimostrando il fermento, ecco, che ha portato oggi ad avere circa 7 candidati, io dico circa perché non è la sola realtà nella quale a volte uno si lancia in avanti e poi fa delle valutazioni che magari lo fanno confluire in una o nell'altra lista.
Quindi vedremo fino al 12 maggio ancora l'ufficializzazione dei nomi dei candidati. E tra i nomi, toto nomi, c'è stato anche quello di Francesco Micucci all'interno della coalizione. Poi invece ecco tutti, una candidata unitaria, Mirella Paglialunga, ma il suo nome è stato fatto? Lei ci ha pensato oppure... Il mio nome non è mai emerso nella coalizione di centrosinistra, è emerso sulla stampa perché chiaramente nel toto nomi, uscendo dalla mia esperienza in regione e poi con le modalità che abbiamo detto prima, è chiaro che qualcuno ha pensato a questo. In realtà noi abbiamo sempre detto, come Partito Democratico e come coalizione, che l'obiettivo nostro era quello di creare appunto una coalizione unita, come non c'era stata mai in passato, e era stato anche il motivo per cui alle scorse elezioni il centrosinistra aveva perso Civitanova. E quindi ci siamo posti questo come obiettivo e abbiamo trovato in Mirella Paglialunga la disponibilità e soprattutto una figura rappresentativa, una figura di esperienza amministrativa, perché lei per moltissimi anni ha fatto la dirigente scolastica, diciamo in una scuola tra le più grandi di Civitanova, che è una piccola amministrazione comunale in qualche modo, genitori, studenti, insegnanti, personale ADA, quindi in qualche modo saper dirigere e saper governare una realtà scolastica come quella di San Marone, credo che sia stata un'esperienza importante. Quindi questo era stato l'obiettivo del centrosinistra, abbiamo trovato questa bella candidatura e quindi tutti gli altri nomi rimangono nell'alveo appunto del toto nomi, del gossip giornalistico, ma in realtà il Partito Democratico non ha mai avanzato candidature perché ci eravamo posti questo obiettivo. Una candidatura che è emersa, questo ci tengo a sottolinearlo, appunto a Civitanova. Io la sensazione che ho, e è una sensazione diciamo corroborata dall'esperienza, è che la candidatura di Ciarapica sia una candidatura romana. Fabrizio è politicamente furbo, quindi è nato come una civica, poi si è trasformato all'interno del partito perché capiva che era meglio avere le spalle coperte da Roma. Gli accordi nazionali sono stati poi confermati. Nel centrodestra non vedo tutto questo entusiasmo in questa candidatura, che però torto collo è stata in qualche modo messa lì, perché poi è chiaro che c'è il presidente della regione, ci sono altri equilibri, e quindi in un equilibrismo c'era anche la casella del candidato sindaco di Civitanova. La candidatura di Mirella Paglialunga nasce invece dalla realtà civitanovese, dalle liste che la sostengono, da un dibattito che c'è stato e che ha portato per la prima volta forse a un programma che nasce dal basso, da una serie di esperienze di associazionismo, di persone che si sono avvicinate alla politica, da chi la politica la fa da qualche anno come me. Quindi diciamo è stato un percorso costruito dal basso e che ha portato a questa candidatura, che io mi auguro poi ovviamente possa vedere un risultato vincente. Vedevo lo sguardo di Nardi, replica su questa lettura della candidatura di Ciarapica. Ma diciamo che siamo abituati a sentirci dire che quando le scelte non sono gradite sono state fatte da Roma, l'abbiamo sentito in tante situazioni anche recentemente rispetto ai partiti del centrodestra, il fatto che hanno dei rappresentanti regionali di fuori regione, salvo che la situazione del PD con le liti interne ha portato praticamente allo stesso tipo di situazione. Quindi mi fa un po' sorridere questa giustificazione rispetto a un percorso che credo Micucci, che fa politica da un po', sappia è quasi un percorso naturale che un sindaco al secondo mandato venga riproposto e ricandidato, quindi non c'è una manina romana. Poi le scelte, gli spostamenti, diciamo così, o le adesioni ai partiti che il singolo esponente fa nel corso del proprio percorso, diciamo al servizio della propria comunità, sono ovviamente percorsi e scelte individuali, ma non è stato, credo, nel primo né sarà l'ultimo Fabrizio Ciarapica a scegliere di passare da una conformazione civica a quella di un partito. Non credo che la sinistra sia scevra da questo tipo di percorsi. Ricordo solo che quando siamo stati in consiglio regionale insieme, ben due capogruppo del Partito Democratico sono usciti, uno Busilacchi per andare ad Articolo 1, l'altro Urbinati per andare al gruppo di Renzi, ed hanno abbandonato il Partito Democratico. Quindi sono scelte individuali alle quali si corre incontro quando si fa politica. Quindi... Le perplessità su Ciarapica non ce le ho io, l'ha dimostrato il centrodestra con questo pluralismo di candidature che sono tutte di destra sostanzialmente. A sinistra, forse per la prima volta negli ultimi decenni, c'è una candidatura unica, non ci sono altre candidature.
A destra questo proliferare di candidature evidentemente denota un malessere, un malcontento da parte della destra civitanovese. Io mi limito a osservare la realtà dei fatti. Ma io credo che le ambizioni personali di ognuno siano legittime, se uno si vuole mettere in gioco in prima persona sia anche legittimo. Poi è responsabilità cercare di dialogare e vedere se ci sono dei punti di contatto per poter superare queste diciamo, sfumature o diversità di posizionamento. Possiamo anche dire che oggettivamente non è detto che se il candidato ha un percorso di storia di centrodestra, poi la coalizione che lo supporta sia di quell'area, perché se io guardo a alcuni candidati, non credo che il 5 Stelle possa essere definito un partito di centrodestra, per cui chi viene supportato da partiti che non fanno parte della nostra coalizione, è ovvio che poi in realtà hanno trovato un seguito ben diverso da quello del centrodestra. Se non c'è replica, vado Potremmo andare avanti fino a avanti, sì, domattina, ma poi il forse è il caso tempo di. che si Magari trascorre, andiamo trattiamo avanti, anche esatto, sui argomenti, temi argomenti, sui esatto, temi vediamo poi i grandi civitanovesi che temi sono più interessanti. civitanovesi, diciamo che se ci spostiamo verso l'entroterra, il grande tema è la ricostruzione, il futuro. Civitanova nel post-sisma è stata anche, tutta un po', oltre ad essere un po' l'espressione della costa, i problemi legati alla costa, però è stata anche quella che ha accolto tante persone che ancora tutt'oggi dall'entroterra si sono spostati verso la costa perché sfollati senza casa. E questo ha segnato anche la crescita demografica di cui parlava anche prima Leonardi con Civitanova, che ad oggi è la città più popolosa di tutta la provincia di Macerata, che supera anche il capoluogo, con un'espansione che, insomma, con tanta voglia e opportunità di fare, ma anche qui dove alcune criticità, la crisi, la situazione, lo scenario internazionale si fanno sentire. E, i grandi temi su Civitanova, dalle infrastrutture al rilancio turistico. Ma questo che dicevi te del sisma lo abbiamo vissuto in questi anni, c'è stata prima per necessità perché chiaramente c'era molte situazioni di abitabilità ridotta nell'entroterra e quindi c'è stata una emigrazione temporanea a Civitanova, nelle strutture alberghiere in generale lungo la costa. Poi è chiaro che il mercato in generale di Civitanova è un mercato più ampio e quindi poi anche molte attività si sono trasferite e sono diventate di fatto stanziali a Civitanova, molti si sono trasferiti e sono rimasti, molte famiglie giovani. E quindi questo crea oggi a Civitanova da una parte molte opportunità, perché è chiaro che il mercato edilizio civitanovese, che era un po' in crisi, ne ha tratto beneficio da questa situazione. I servizi sono fermi alla situazione pre-sisma. Io tutta questa collaborazione, questo entusiasmo di cui parlava Elena Leonardi prima, nella collaborazione tra regione e amministrazione comunale, non se ne è vista traccia in questi anni, nel senso che sui grandi temi l'ospedale di Civitanova non sta vivendo una fase di sviluppo, di ampliamento in generale, la sanità rispetto a questa situazione di ampliamento. Stiamo fermi a qual era la situazione prima, anzi in alcuni settori senza entrare troppo nello specifico, probabilmente stiamo anche peggio. Nelle infrastrutture siamo assolutamente fermi. C'è stato il grande tema del porto che ha visto una discussione folle, dico io, nel senso che c'erano stati degli impegni in campagna elettorale da parte dei candidati presidenti, poi a Accoroli è diventato presidente sul tema del porto. In realtà sono 2 anni e mezzo che la situazione è ferma, salvo Ciarapica che si è inventato questo progetto faraonico che poi ha visto un freno assoluto. Sulla vicenda del varco a mare che l'amministrazione precedente insieme all'amministrazione regionale aveva portato al patrimonio, diciamo, al patrimonio pubblico del comune, in 5 anni non c'è stato una lira di investimento. Sulle infrastrutture vediamo, c'era stato un accordo tra Quadrilatero, Ferrovie dello Stato e Ministero delle Infrastrutture sulla grande rotatoria al termine della superstrada collegata a un sottopasso viario necessario perché la rotatoria senza il sottopasso non si regge a livello di traffico, è stata di fatto insabbiata, dico io, dall'amministrazione Ciarapica che adesso a 1 mese dalle elezioni mette 2 ruspe lì per fare una rotatoria provvisoria. Tra l'altro, trovo un attimo per dire come anche la superstrada, la Civitanova Foligno, abbia agevolato molto anche il Certo, flusso di presenze su assolutamente. Civitanova che arrivano dall'Umbria. Infatti noi ci troviamo ad usufruire di un valore aggiunto, diciamo, che non è stato proprio Avendo merito, ma non parlo fatto dell'amministrazione Ciarapica, in generale delle amministrazioni civitanovese. C'è stato questo grosso flusso di traffico, di persone, di merci che viene dall'Umbria. Le amministrazioni comunali di Civitanova dovrebbero avere, diciamo, l'attenzione di convogliare bene questa ricchezza potenziale su Civitanova.
c'era stato appunto questo progetto finanziato con 12 milioni di euro, di cui non si sa più nulla se non dei rinvii. Sembrerebbe che entro fine anno sono stati già fatti gli espropri, quindi dovrebbe partire, diciamo, a livello definitivo, quindi non si capisce perché l'amministrazione comunale, anziché spingere in questi anni per accelerare questa progettazione e questa realizzazione, si inventa di spendere cifre a patrimonio comunale di oltre 200.000 euro, 200-300.000 euro per fare una rotatoria che fra qualche mese verrà cancellata e rasa al suolo per fare quella definitiva. È una cosa di cui francamente non si riesce a comprendere la motivazione e che non dà un servizio effettivo alla città, perché, ripeto, è una rotatoria minimale che non risolve il problema. Le vostre, ecco, proposte principali come coalizione di centrosinistra, direi che poi andiamo, la Leonardi, certo, può replicare, cioè sì, parte, sì, nel senso come cosa, ma brevemente poi andiamo con la Leonardi. Ma a livello portuale non occorrono progetti faraonici, occorre mettere in sicurezza il porto, è quello che chiedono gli operatori portuali, qui il ruolo della regione diventa fondamentale. Realizzare il progetto che già oggi c'è o se si vuole migliorare ben venga, e mettere in sicurezza anche la parte a terra. C'era un progetto che l'amministrazione Corvatta aveva fatto insieme all'Università di Camerino, chiuso nel cassetto per anni, che è stato tirato fuori anche qui negli ultimi mesi. A livello infrastrutturale, l'ho detto adesso, la realizzazione della rotatoria e del sottopasso lungo la statale. È chiaro, noi avevamo... Le richieste dei balneari quali sono anche a livello turistico, con la questione anche che cosa prevedete anche per un rilancio, per un'attività, è già la crescita di Civitanova? I balneari oggi hanno una problematica che, diciamo, passa sopra le amministrazioni comunali, che è la vicenda della Bolkestein, di cui si chiede finalmente una chiusura definitiva in maniera tale che si metta un punto e loro possano programmare il proprio futuro, e questo è il tema dei temi, e noi già abbiamo preso gli impegni, abbiamo fatto degli incontri a Civitanova, l'abbiamo messo in contatto anche con i nostri parlamentari e si sta cercando una soluzione che sia chiaramente compatibile con le richieste europee che sono oramai intransigenti. Io dico probabilmente, e questa è una critica che faccio anche al mio partito, ma a tutti quelli che hanno governato fino ad oggi, non ultimo Fratelli d'Italia, che pure ha avuto ruoli all'interno dei governi precedenti. Cioè si doveva trovare una soluzione definitiva in passato, siccome le soluzioni erano tutte critiche nei confronti delle proposte dei balneari, e quindi si è sempre preferito allungare il brodo e rinviare alla generazione futura. Oggi c'è lo strozzo, c'è i nodi sono arrivati al petto. Volevo sentire la Leonardi su questo le balneari Bolkestein e poi andiamo sulle priorità per Civitanova. Allora, balneari Bolkestein, innanzitutto nessuna delle soluzioni che sono state proposte fino ad oggi è accettata ed accettabile dai balneari, perché comunque prevede delle sorte di misure compensative o di cercare di mettere dei paletti che comunque all'Unione Europea non andranno comunque bene, e per cui vorranno un'applicazione della Bolkestein to cure. Noi dobbiamo partire dalla non applicabilità, perché la Bolkestein si riferisce a dei servizi, qui il bene che viene dato appunto un bene. Su questo Fratelli d'Italia non è coerente di più rispetto alle proprie parole, ha addirittura fatto in proprio attraverso dei nostri parlamentari un ricorso alla sentenza che ha stoppato quella normativa nazionale, legge nazionale, che le estendeva la durata fino al 2033. L'abbiamo fatto noi invece del governo. Quindi su questo non accettiamo, devo dire, lezioni da nessuno, siamo coerenti da sempre al fianco degli operatori balneari, credo che forse sarebbe il caso di essere chiari e corretti con gli operatori e di lavorare diversamente da quello che è stato fatto fino ad oggi. Per quanto riguarda il sisma, ovviamente ci si sta battendo fortemente per far rilanciare la ricostruzione che con Acquaroli era ripartita. Oggi il dialogo l'aumento, tra Civitanova e la regione, diceva... Il dialogo è apertissimo, basti ragionare. Abbiamo citato le infrastrutture, 25 milioni per fare la bretella di collegamento sia a nord che a sud, per tagliare il traffico che diciamo viene intercettato dalla superstrada e può portare, per sgravare proprio
lo sbocco della superstrada dove deve andare ad essere realizzata la rotatoria ed arrivare a Porto Sant'Elpidio o collegare la parte nord di Civitanova senza passare per il centro. Questa è già una grande boccata d'aria, 1,5 milioni per la progettazione già assegnata e 25 milioni già destinati. Poi l'ospedale, io devo dire che noi abbiamo destinato 16 milioni di euro per l'ospedale, cosa che i nostri predecessori non avevano fatto, 16 milioni che andranno a realizzare la palazzina delle emergenze che sarà completamente a norma ed antisismica, perché ci hanno lasciato delle strutture che non sono idonee ed adeguate, chi ha gestito la sanità prima di noi, e quindi sono non solo dei segnali, ma sono delle cose concrete alle quali sono state affiancate delle risorse. In più ci saranno le risorse del PNRR destinate lo stesso per ampia parte anche a Civitanova per quelle che sono altro tipo di strutture che andranno a unificare i servizi dati dalla medicina del territorio, gli ambulatori e anche 20 posti di legati agli anziani. Quindi ci sono investimenti importanti già predisposti sulle infrastrutture, sulla parte ospedaliera, per cui questa sinergia che da 1,5 anni ci vede lavorare al vertice della regione, direi che sta dando già e sta mettendo a terra già dei frutti importanti. Telegrafico sull'ospedale, sanità per la vostra coalizione su Civitanova? Sugli obiettivi li abbiamo in comune, nel senso che l'accordo sulla palazzina era stato siglato dall'amministrazione Cericcioli dopo la realizzazione del Covid Hospital, quindi su questo e lo stesso sulla variante di cui parla adesso Elena, c'era stata una mozione approvata all'unanimità presentata da me nella scorsa legislatura. Sulle risorse io le attendo, nel senso che è vero che prima non c'erano, ma oggi c'è un tema dei temi che è quello del PNRR che getta risorse enormi. Il problema è capire se sono solo sulla carta, se sono almeno sulla carta, se poi si concretizzano e quando ricadono sul territorio. Per oggi io ancora neanche sulla carta non mi risultano che siano complete tutte le risorse che dice Elena. Poi ripeto, vorrei capire se sono già finanziamenti ricevuti o se sono i desiderata dell'amministrazione regionale, che ben vengano, però non sono finanziamenti, quindi su questo poi ci sarà da approfondire. E chiudo, se ha qualcosa da aggiungere Leonardo, non so, ma richiudendo, allora quindi che campagna elettorale sarà anche su Civitanova, quindi fino al 12-26 giugno? Per quanto ci riguarda, una campagna corretta, come l'abbiamo sempre fatta, una campagna che guarda ai temi e ai territori e non alla ricerca di polemiche, ma che cerca di dare le risposte alle tante esigenze che oggi hanno i cittadini e che sono sempre maggiori, purtroppo a causa anche dei grandi problemi. Chiudo, scusami, solamente una nota, perché quelle che ho citato sono risorse reali. Riguardo ad alcune problematiche del PNRR, forse andrebbe guardato non alla Regione, ma al Governo, di cui il Partito Democratico, di cui il rappresentante il consigliere Micucci fa parte. Questo giochino è bello, stare all'opposizione, Elena l'ha vissuto prima, in cui uno può dire tutto e il contrario di tutto perché non ha responsabilità, però Elena sa che Fratelli d'Italia è stata al governo per diversi anni con il centrodestra e tutte le problematiche che oggi sono al pettine, non ultima la Bolkestein, forse potevano essere affrontate sulla campagna elettorale. Sulla campagna elettorale Fratelli d'Italia non è stato mai al governo, quindi mi risulta che con Berlusconi no. Sì, ma forse sbaglio. Fratelli d'Italia è nato dopo dalla scissione, per cui informati meglio. Sulla campagna elettorale io penso che almeno per quello che controlliamo noi, quindi per il centro-sinistra, sia una campagna bella ed entusiasmante, che guarda ai programmi per Civitanova dei prossimi anni, che lascia da parte le polemiche, gli attacchi frontali, il fatto che l'ultima amministrazione, come abbiamo già detto, può raccontare poco di quello che ha fatto, perché oggettivamente ha fatto ben poco, e quindi che guarda al futuro e non guarda indietro, questa è la verità. E siamo in chiusura, il nostro tempo a disposizione è terminato, io ringrazio i nostri ospiti Francesco Micucci ed Elena Leonardi. Grazie a voi. Grazie anche agli ascoltatori di MTV Radio Nuova che ci hanno seguito.